Luca Milesi è tornato in gruppo: è questa la principale novità emersa nell'allenamento del giovedì alla nave. Il centrale amaranta aveva subito un infortunio alla spalla la vigilia della partita con il tutto cuoio, che lo aveva costretto poi a saltare il match contro i Nero Verdi. Approfittando dei due giorni liberi concessi da Sottili alla squadra, Milesi è stato visitato dai medici dell'Atalanta, società proprietaria del cartellino del giocatore, che a quanto pare hanno scongiurato un lungo stop, visto che Milesi ha preso parte all'intera seduta. Niente da fare invece per Paolo Grossi. Il trequartista è ancora assente e il problema muscolare di chi soffre a questo punto lo costringerà molto probabilmente a saltare anche la trasferta in casa della Lucchese. Il 4-2-3-1 è più di un'ipotesi contro l'ex Nanu Galderisi. Arezzo e Lucchese potrebbero infatti affrontarsi a specchio. In casa Maranto resta da capire se Sottili confermerà dall'inizio Muscat in coppia con Sirri, De Feudis insieme a Foglie e Mediana e se a Polidori verrà data l'opportunità di giocare nuovamente dall'inizio. Con lo stop di Grossi è praticamente scontato l'utilizzo di Erpen dall'inizio. La Lega Pro, intanto, ha comunicato che la partita tra Livorno e Arezzo in programma all'Ardenza inizialmente il 23 ottobre è stata posticipata a lunedì 24 ottobre alle ore 20.45 con diretta su Rai Sport.